Direi che un bel teino ci sta. E buonanotte. Buongiorno, questo è il primo giorno a Dubai. Come potete vedere siamo vicino alla spiaggia, quindi andiamo subito al mare. Abbiamo trovato mare, incredibile, dopo tipo mezz'ora di camminata abbiamo trovato mare, o meglio una spiaggia libera. Qua fra l'altro ci sono dei pesci. Onestamente mi aspettavo l'acqua leggermente più calda, ma in realtà è molto meglio così, un pochino più fresca, che fuori fa un caldo boia e quindi almeno ci si può rinfrescare qua. E comunque la visuale è abbastanza bella. E là ho visto che c'è un parco acquatico. Comunque sto realizzando il fatto che dovrei portare sul canale una serie di Just Talk al mare mentre nuoto. Credo di averla vista solo un paio di volte su YouTube. Avete visto? Anche originalità sul mio canale. E per rimanere in tema di originalità, ho voluto provare il Water Jetpack. Uno sport acquatico veramente difficile, ma molto divertente. E nulla, ragazzi, si parte. Ragazzi, che emozione. Ho montato i piedi sta roba. E nulla, dovrebbe farmi volare. Ragazzi, posizione Superman e si parte. L'unica cosa che mi rassicura è che so nuotare bene. Se non fosse così, avrei seriamente paura in questo momento. O meglio, più di quanto ne abbia. Mi dispiace se mi vedete così impacciato, ma ho le gambe totalmente bloccate. Quindi non posso usarle per stare a galla. E sto usando la mia mano sinistra. Sento sotto i piedi una propulsione di una forza paurosa. Oddio, raga. Oh. Oddio. Non posso muovermi perché sennò cado. È assurda sta roba. Oddio, cado. Ragazzi, è difficilissimo. Non posso dirvelo. Ragazzi, sto registrando la reaction a questa esperienza devastantemente fantastica. Appena finita ci sono uscito ora dall'acqua, ora, da questo palmo che mi ha portato. E raga, io non credo di aver mai fatto una roba così in vita mia. E in questo canale mi avete visto andare sott'acqua anche a 7 metri, 8 metri a fare video con questa GoPro a pesci. Mi avete visto volare a 20 o 30 metri d'altezza con un paracadute attaccato ad una barca. Sì. Ma questa roba le supera tutte, ma proprio le overclassa, ma proprio tanto. È stato difficilissimo, però bellissimo e alla fine non riuscivo tanto più a farla. E poi alla fine ho capito come dovevo farlo, a tenere il corpo abbastanza morbido, non rigido come facevo, come sono abituato comunque a fare. Che è un miracolo perché io con lo sport e l'equilibrio faccio cagare e quindi esserci riuscita tanta roba. Ed eccoci qua, ragazzi, alla Baia della Palma, da quello che ho capito. Praticamente c'è questa isola completamente artificiale, o meglio, non è un'isola, è una penisola a forma di palma, che è chiaramente una cosa che si trova ovunque. Vabbè, comunque, a parte questo, è molto carina, ci sono molte palme. Sì, è abbastanza ovvio da dire, però sì, ci sono tante palme. E nulla, sono arrivato qua praticamente con una monorail, da quello che ho capito. E boh, nulla, non è che ci sia molto da dire, a parte che qua sono alla punta praticamente di questa penisola dove c'è il mare, ci sono scogli, quindi non si può fare il bagno, c'è gente con yacht o barche. E dietro di me qua ci dovrebbe essere, se si vede in video, una specie di casa delle Barbie, da quello che... Sembra una casa delle Barbie oggettivamente. Vabbè, comunque molto carino. Ecco tutta questa parte dell'isola. E là si vede in lontananza ovviamente la città, tutti i palazzi. Qua sembra, sì, anzi sono abbastanza sicuro che ci sia anche un piccolo parco acquatico, ma ora come ora non ho molto tempo di andarci. E là in lontananza, piccolissima, se la riuscite a vedere, c'è la Vela, che in teoria è stato il primo albergo nel mondo a 7 stelle. Ok, mi sto avvicinando allo skyline della città. Da qua non so quanto si possa vedere. Comunque, quella torre là, molto in lontananza, molto alta, dovrebbe essere la Torre Califa, che da quello che ho capito è la torre più alta del mondo. Mannaggia, ragazzi, che roba. Non voglio immaginare come sia di sera. Cioè, vedo anche così tante luci, mi chiedo, ma anche solo per alimentare tutta sta roba, ma quanta corrente? Chiaramente questo è il tipo di problemi che si pone una persona normale a Dubai. Ok, ragazzi, sto iniziando a sentirmi sempre più piccolo avvicinandomi. No, vabbè, ma sto posto è mastodontico. È letteralmente mastodontico. Guardate che vista che c'è da qua. Non so quanto renda in video, ma fidatevi che è davvero, davvero tanta roba.
anche la vista qua della piazza di quest'isoletta è davvero davvero tanta roba, devo dire, davvero davvero tanta roba, con lo scorcio sul mare, i ristoranti affacciati a questo e la piazza tutta addobbata, e sopra boh ci sono ste robe che non ho ben capito cosa siano, ma è fighissimo. Mamma mia che vista che c'è qua, davvero davvero incredibile, che roba. Nel dubbio fotina con David Beckham. E che fai, te ne privi di fare un giro sulla ruota panoramica? Questo non ve l'aspettavate, eh? E invece sì, c'è pure una ruota panoramica a Dubai e devo dire che è davvero davvero tanta roba. Wow, c'è una vista incredibile, anche dei colori che non aspettavo onestamente. Molto molto bello, perché poi si vede lo scuro del mare, secondo me, e sta benissimo il contrasto invece con i colori accesissimi della città. E quindi secondo me questa è una delle più belle attrazioni. A mani basse secondo me è una delle più belle. Cioè onestamente è davvero davvero tanta roba. Tanta 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 roba. E questo dovrebbe essere il punto più alto raggiunto. Ci sono le cabine che si illuminano adesso di questo azzurrino, e quindi non voglio neanche immaginare da lontano che cosa si veda. Che roba incredibile questa, davvero 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 incredibile. Fra l'altro tutte queste lucine nel mare sono tutte, tutte barche, imbarcazioni, ma anche alto livello, nel senso là per esempio c'è un mega yacht. Sì, c'è una specie di nave da crociera. Io boh, ruota panoramica super approvata. Boh, ma ragazzi, già che eravamo qua, diciamo che in zona c'è anche l'Expo. Sì, cioè quest'anno ho beccato l'anno dell'Expo a Dubai, una cosa incredibile. Comunque ho i biglietti pagati e tutto, quindi entriamo, vediamo che cosa c'è. Onestamente non ne ho idea, non ho guardato, non ho neanche cercato online, nulla, zero. Quindi è tutto, tutto, tutto completamente nuovo. E l'ultima volta che ho visto un Expo era quella a Milano, quindi ne è passato un po' di tempo. Ok, siamo dentro. E come immaginavo, anzi no, in realtà non me lo immaginavo così tanto grande, è enorme sto posto, è incredibile. Ma che roba che c'è qua, wow, tanta tanta roba. E là non ho capito cos'è che sia quella roba, sembra un qualcosa di panoramico. Qua c'è anche un mega teatro e un mega palco, tutto illuminato, è qualcosa di incredibile, è qualcosa di seriamente incredibile, wow che roba. Ragazzi, c'è un padiglione dell'Al-Kebulan, adesso qualcuno mi deve spiegare che cavolo è un Al-Kebulan, perché non lo so. No vabbè, ma guardate voi che roba, il padiglione della Corea, incredibile questo, incredibile, dei giochi di luce pazzeschi. No vabbè, c'è una cupola rosa enorme, giganterrima, devo capire che cosa cavolo è. E vabbè, ma che roba è questa? È enorme, ma che cosa. Ok, questo non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio questo. Ah, ho capito, è una specie di teatro, anfiteatro, come volete chiamarlo, e in mezzo c'è un palco. Vedete quella bomba luminosa? Ecco, quello è il padiglione del Turkmenistan, ragazzi. GG al Turkmenistan per il padiglione, davvero interessante. Vabbè, il padiglione dell'Australia è fuori di testa, ragazzi. Ma che roba è? Ma anche di qua non ho capito che cosa sia sta roba, ma è enorme. Ragazzi, questa è la patria dell'enorme. Ma c'è anche un campo da calcio, ma che... No, vabbè, ok, questo qua è un level up, ragazzi. C'è un robot. Ok, questa roba è seriamente incredibile. Poi io che adoro l'elettronica, tutte queste robe provo a programmarle. Ok, robotino super approvato. Sto posto è seriamente sorprendente. Dopo l'Expo sono tornato nel centro della città per vedere il Dubai Mall, ovvero il centro commerciale più grande del mondo, e il Burj Khalifa. Io non lo so ragazzi, ma più cammino più mi sembra di essere dentro Detroit Become Human. Ma ve lo giuro, l'ambientazione è identica. Là la strada veloce, la metro che passa su quel, non so se si veda, e i mega palazzoni. Davvero davvero fuori di testa. Ok, qua ho decisamente bisogno che qualcuno mi spieghi che cos'è sta roba, che cos'è sto palazzo. Cioè sti due palazzi alla fine, collegati da quella roba centrale, ma è geniale. E in tutto questo sono qua a Dubai, in una delle parti più visitate della città, comunque più turistica. Almeno le foto su internet le ho sempre viste qua. Eppure sono da solo praticamente per strada, non c'è quasi nessuno. Sta cosa com'è possibile? Io giuro non lo so. Secondo me è sovrastimato sto posto, o meglio è stata sovrastimata la sua dimensione per gli effettivi abitanti o turisti. Cioè non c'è nessuno, è incredibile. Qua c'è una specie di zona con delle micro fontanelle, sembrerebbero, e intorno ovviamente tutto lo skyline. E nulla ragazzi, entro al Dubai Mall, che qua è il più grande negozio di tutto il mondo, e c'è un acquario. C'è un acquario con dentro le razze, vabbè, pesci grossi, pesce spada, pesce cane normale. Io non ho parole. Giuro che tutto mi aspettavo di trovare meno questa cosa. Ah, ma sto acquario è una roba enorme, ma enorme davvero. Non avevo capito che fosse
così grosso. Poi io sono quel tipo di persona che su internet non cerca nulla prima di vederlo in un posto, e quindi sto scoprendo tutto praticamente con voi, a meno che voi non sapevate già che cosa c'era dentro questo acquario all'interno di un centro commerciale. Questa roba è fuori di testa. E vabbè, in questo centro commerciale c'è pure una cascata. Una cascata, cioè, ma seriamente? Sì, beh, poi girando lo sguardo si vede questo. E ragazzi, questa qua è solo una minuscola ala di un solo minuscolo piano. È una cosa assurda. Ok ragazzi, pensavo di aver visto tutto di questo posto, e invece scopro che c'è una pista di pattinaggio. C'è una pista di pattinaggio in un centro commerciale praticamente. Questa zona è davvero davvero incredibile. Cioè, ci sono illuminazioni ovunque. Cioè, ma guardate là. Poi c'è questa, e poi girandomi c'è la Torre Califa, ragazzi. Questa non ha fine. È seriamente altissima. Io non ho mai visto una roba del genere. Ma la sua vera altezza non si può capire a meno che non si sale all'ultimo piano. Ebbene sì, questo è l'ultimo piano del Burj Khalifa, e da qua praticamente si vede tutta la città dall'alto. È piuttosto incredibile perché quelle formichine là sotto sono auto. Già, fa anche un po' paura in effetti, però merita davvero davvero tanto. E con questa bella veduta sulla città di Dubai, questo viaggio meraviglioso volge al termine.